tutti e ben ritrovati a Ricette di Classe. In questa puntata ci troviamo sempre con il nostro chef, il professor Stefano Maggiani, che sta guidando i suoi ragazzi di seconda B nella preparazione di un menù tipicamente spezzino, quindi una full immersion nella tradizione enogastronomica della nostra città. Professore, che cosa faremo vedere? Dunque, oggi facciamo due piatti tipici della nostra tradizione. Uno sono le acciughe in teggia, con le patate, con le erbe aromatiche, un po' di pomodorini, e poi facciamo dei muscoli ripieni, che è un altro piatto tipico della nostra tradizione. E adesso stiamo scegliendo, perché abbiamo dei calamari, abbiamo delle triglie, vediamo di fare anche un primo, magari facciamo un risotto di mare. Di mare. Io sono curiosissima soprattutto di carpire tutti i segreti per i muscoli ripieni, perché veramente sono una squisitezza, ce li abbiamo soltanto noi nella nostra tradizione e tutti ce li invidiano veramente. E allora vediamo come il professor Stefano Maggiani ci insegna a fare questi muscoli e poi le altre preparazioni. Qui abbiamo già preparato, diciamo, gli ingredienti per il ripieno dei muscoli alla spezzina. Vogliamo dire quali sono questi ingredienti, professore? Sono del pane raffermo privato della scorza e ammorbidito con del latte e poi strizzato. Abbiamo messo della mortadella, abbiamo messo dei muscoli crudi più piccolini di quelli che ci hanno portato, abbiamo messo poi le erbe aromatiche tipiche di questo piatto, che sono il prezzemolo, la maggiorana e il timo. Ecco, tritiamo tutto a mano oppure nel robot? Noi il robot non va tanto bene, perché omogenizza. È meglio fare i ripieni, è meglio usare, quando c'è a disposizione, il tritacarne. Si passa due volte per renderlo più fino. E quello poi, che si usa proprio per passare la carne. Questo qua. E poi, eccolo lì. E poi si ultima il ripieno aggiungendo le uova e un po' di parmigiano. Le uova non devono essere tante, quindi per una quantità del genere noi mettiamo un uovo. Ecco, per gli altri ingredienti vogliamo dire un po' così, a occhio e croce le dosi. Sì, noi abbiamo messo 2 etti di mortadella, 200 grammi di mollica di pane, abbiamo messo una quindicina di muscoli crudi e abbiamo messo del prezzemolo, del timo e della maggioranza. Ecco, quindi i muscoli li abbiamo estratti dalle valve ancora a crudo, perché mantengono tutto il loro sapore, ovviamente. Un po' di gusto a ripieno, perché sennò la mortadella è molto coprente, quindi un po' le erbe aromatiche e un po' il muscolo crudo devono dare tutto il sapore. Certo, un po' di acqua dei muscoli no. Sì, possiamo anche sostituire il latte con un po' d'acqua di muscoli, cioè bagnare la mollica del pane invece che nel latte, nell'acqua dei muscoli. Che ecco, avete capito, questo è interessante, perché chiaramente ne guadagnerà molto di più il sapore. E adesso passiamo al tritacarne il ripieno. Ecco, l'uovo va messo intero, professore. Un po' di pepe. Sale. Ecco, il nostro ripieno adeguatamente amalgamato è pronto. Anzi no, ci va aggiunto ancora il prezzemolo tritato, per insaporire sul finale. Professore, sta spiegando questo passaggio importante alla sua allieva, come si aprono i muscoli e si predispongono per essere farciti. Sì, guarda, stiamo aprendo i muscoli, li apriamo e poi vanno snervati, cioè ci si deve rompere il nervetto, sennò durante la cottura si riaprono e fanno fuoriuscire tutto il ripieno, diciamo. Ecco, c'è gente che prima li fa scottare i muscoli e li apre una volta, diciamo, scottati, però invece non... Per farli ripieni no. No, non è il procedimento giusto. Sì. Per quale motivo? Perché il muscolo praticamente
si stacca dalle valve e diventa un tutt'uno, quindi il ripieno dentro non ci sta più, mentre così riesci a riempire. Ecco, benissimo. E quindi continuiamo anche con questa operazione. Lo prendo al contrario, ti faccio rivedere. La punta verso il centro. Metti il coltello, lo apri in due e lo smetti. Guarda, la punta verso il centro. A questa parte qua è dove entra il coltello in maniera più facile. E poi... Beh, non è tanto facile, i nostri ragazzi ci stanno mettendo tutto il loro impegno e stanno imparando ovviamente. Benissimo, allora adesso abbiamo messo il ripieno nel sac à poche e cominciamo a riempire i muscoli. Ce lo fa vedere il nostro Giuseppe, forza. Ecco, adesso il professore ha ceduto il sac à poche a Giuseppe. E come dicevamo, adesso Giuseppe, dopo aver avuto la dimostrazione dal professore, riempie questi muscoli in questo modo. Bravo Giuseppe. E continuiamo così. Ed eccoci nello spazio di Sala Bar con il professor Gennaro Liparulo e i suoi ragazzi di prima. Professore, in questo spazio che cosa facciamo vedere? Allora, tenendo presente che è una classe prima, quindi siamo alle prime armi, ma con questa classe sono riuscito ad andare avanti col programma. Abbiamo fatto mise en place, stesura delle tovaglie, la preparazione appunto di coperti, nonché vari stili di servizio, e poi siamo passati alla caffetteria. Caffetteria, caffè, caffè particolari, cappuccini e caffè shakerati. Ecco, e devono essere intanto i ragazzi, oltre che vabbè esperti, ma stanno imparando, anche veloci, perché la tempistica è importante, in quanto il cliente non può aspettare tanto, no? Esatto, loro sanno, perché gliel'ho spiegato, la grammatura di ogni caffè e la tempistica che c'è per shakerare ad esempio un caffè shakerato, tenendo presente sempre che sono ragazzi di 14 anni. Ma nonostante tutto, quest'anno, dopo tanti anni di scuola, sono riuscito a mettere dei voti molto alti perché sono molto volenterosi e preparati. Bene, allora li vediamo all'opera. Cominciamo con Gaia Visconti della prima. Allora Gaia, facci vedere questo caffè shakerato, come fai? Allora, innanzitutto si deve raffreddare la coppa Asti con del ghiaccio e subito dopo anche lo shaker, mettendo 3/4 di ghiaccio. Bene, adesso passiamo allo shaker. E intanto durante questa procedura si inizia a fare un caffè lungo. Che ci siamo preparati per i tempi televisivi anche. Non importa, leviamo il cubetto che è uscito. Poi si prende il caffè. E qui c'è un problema di zucchero, perché deve essere dolce. E come facciamo con lo zucchero? Allora, se non si ha lo sciroppo di zucchero, si può anche disciogliere nel caffè dello zucchero di canna precedentemente. E oppure si mette del sciroppo di zucchero liquido nello shaker. Si trova in commercio, vero? Probabilmente in qualsiasi negozio. In qualsiasi negozio troviamo lo sciroppo di zucchero. Bene, adesso? E poi si versa il caffè dentro lo shaker. Bene, brava. Chiudiamo e vediamo come shakeri nei tempi che ti ha detto il professore. La miscelazione va dai 8-10 secondi su per giù. Lo sta facendo giusto perché il ghiaccio non va sciolto, ma va frantumato, che è una cosa differente. Sciolto il caffè shakerato sarebbe acquetta. Invece miscelato in questo modo il caffè diventa una cremina. Benissimo.
benissimo. Il bicchiere è questo, assolutamente questo. Ho la doppia coppetta Martini, io lo sto insegnando appunto nella doppia coppetta, perché oggi parliamo di questa coppetta, oppure nella classica coppetta Martini. Bene, quindi abbiamo proprio anche il bicchiere giusto per questa preparazione, già raffreddato. Il bicchiere già raffreddato. Versiamo il nostro caffè shakerato, che ha una bella schiumetta. Questa è la cremina che dicevo poc'anzi. Perché? Perché l'ha miscelato in modo giusto, quindi ha frantumato il ghiaccio e non l'ha sciolto, e questo fa sì che si diventi appunto questa bellissima cremina. E il nostro caffè shakerato è pronto. Una piccola decorazione, ora la Gaia. Ah, mettiamo anche la decorazione, esatto. Benissimo. Gaia sta mettendo un pochettino, naturalmente lo chiederemo sempre al cliente, un pochettino di cacao sempre sul lato del bicchiere e qualche chicco di caffè. Qualche chiccolino di caffè. Bene, stiamo arrivando proprio in fondo, direi in un modo eccellente. Esatto, brava Gaia. Brava Gaia. E adesso vediamo alla prova Aurora con il cappuccino. Aurora, come cominciamo? Preparando il caffè. Bene, ripuliamo. Sì, ripuliamo appunto il braccetto del caffè. Lei in questo momento usa con due braccetti praticamente, perché fa un caffè e un cappuccino in un'unica soluzione, così non abbiamo problemi. Bene, riempiamo di caffè, premiamo bene per togliere l'aria. Esatto, lo pressa per bene e poi lo inserisce appunto nella macchina del caffè. Facciamo come prima battuta appunto il caffè. Esatto, va stretto bene, infatti soprattutto le ragazze stanno facendo non hanno molta forza, poverine, per forza. Il movimento che ha fatto ora ad esempio l'Aurora è quello di prendere le tazze e la tazzina dal braccetto. Non vanno mai prese con le mani, con le dita sopra, ma vengono prese dal braccetto. Ecco. Poi ci sono particolari importanti. Esatto, ci sono vari macchinari. Noi ad esempio abbiamo questa macchina che è manuale, ma le ultime generazioni di macchine da caffè sono tutte automatiche, quindi basta pigiare un pulsantino e il caffè esce da solo e si ferma da solo. Fatto il caffè, in questo momento lei ora si monta il latte, quindi ha messo precedentemente il latte. Precisione e organizzazione sono due doti importantissime. Organizzazione e pulizia. La pulizia in un bar, in un ristorante, ma in ogni luogo di lavoro è importantissima. Abbiamo montato il latte e adesso lo andiamo ad aggiungere nella tazza al caffè. Ecco, la cosa importante è subito pulire la lancia, altrimenti il latte si attacca alla lancia e fa quel colore. Asciuga. Esatto. La montatura che ha fatto in questo momento non lo voglio mettere, ma è perfetta. Perché questo movimento rotatorio? Allora, di solito io ho visto in tanti bar lo battono, ma quando lo battono può fuoriuscire qualche schizzo di latte, e questa è una cosa brutta e antipatica. Si può fare naturalmente nello stesso modo girandolo. Prego. Certo. Stiamo parlando con un esperto di caffetteria incredibile, il professor Gennaro Di Parulo, poi viene da Napoli, quindi... Sì, quello sì. Io... Ha una tradizione alle spalle, oltre che una competenza e una preparazione. Grazie. Io ho imparato tantissimo, perché da piccolino ho imparato appunto in un bar, mi faceva andare alle 5 del mattino e vedere la temperatura, l'umidità. In base all'umidità facevamo la macinazione del caffè. E in questo caso devo dire, sia il caffè, perché c'è una cremina perfetta, sia il cappuccino che è stato montato benissimo da Aurora, che devo dire è una ragazza molto molto timida, ma in questa occasione invece ha dimostrato che volere e potere ci è riuscita benissimo. Non si è fatta intimorire neppure dalla telecamera, quindi bravissima, bravissima. E quindi abbiamo ultimato anche queste due preparazioni di caffetteria.
Nelle lezioni di Sala Bar si impara anche la mise en place, professore? Esatto. Cioè, come si fa? Allora, la mise en place sarebbe la stesura della tovaglia che hanno fatto precedentemente. In questo momento, ad esempio, Michael sta mettendo le posate, quindi forchetta a sinistra e coltello a destra. Invece la Aurora ha messo precedentemente già i piatti. Viene chiamato servizio all'italiana, dal lato destro si mettono i tre piatti. Dopodiché facciamo vedere lo sbarazzo, vedete come Michael sta eseguendo il servizio all'italiana, sempre lontano dal cliente, sempre dal lato destro. Benissimo, quindi già diciamo dopo pochi mesi di scuola. Il tovagliolo dove va messo? Il tovagliolo va messo sopra il piatto e quando praticamente arriva il cameriere, se non se ne accorge il cliente, chiede al cliente gentilmente di togliere il tovagliolo. In questo caso i ragazzi stanno sbarazzando. Ecco, la cosa importante è mettere sempre le posate nel piatto, non togliere prima le posate dal tavolo. Perché? Perché potrebbe sporcare il cliente. Questo è proprio come deve essere fatto. Ecco, il tovagliolo si potrebbe mettere anche sul tavolo? No, il cliente di solito lo deve tenere sempre sulla gamba sinistra. Ecco. Il galateo è preciso in queste cose, quindi sempre sulla gamba sinistra. No, ma nell'apparecchiatura, diciamo, della tavola? Nell'apparecchiatura no, al centro. È proprio il coperto del cliente. Ecco, Michael, fermati un attimino, Michael. Michael, la portata dei piatti è perfetta, i piatti sul lato sinistro, forchette e coltelli sopra e sotto e va direttamente poi al lavaggio. Benissimo, e qui abbiamo finito anche questa dimostrazione. Ed eccoci alla fine di questo spazio di Sala Bar, che è stato veramente interessante, i ragazzi si sono comportati in maniera egregia. Professore, cosa diciamo? Arrivederci, alla prossima volta? Diciamo arrivederci e bentornati, ecco, questa giornata mi fa un immenso piacere perché dopo 2 anni e passa di fermo totale sia a noi insegnanti ma soprattutto ai ragazzi fa benissimo. Certo, ragazzi, vogliamo fare un bel applauso dalla Sala Bar? Ed eccoci arrivati alle acciughe in teggia, un piatto tipico con un ingrediente che trova qui appunto nella nostra realtà locale l'eccellenza, le acciughe di Monterosso. Che cosa c'è di più buono di questo pesce azzurro e poi ricco di proprietà? Allora, abbiamo preparato le acciughe in che modo? Sta aiutando Giuseppe, Le abbiamo pulite, le abbiamo scrusciate e aperte a libro, togliendo ovviamente la lisca centrale, facendo attenzione che non ci siano altre piccole lische che possono dar noia. Poi sul fondo della teglia abbiamo messo che cosa? Le patate. Poi ecco, le abbiamo bianchite o sono proprio a crudo? No, le abbiamo messe a bollire. Ecco, sì, le abbiamo un po' bianchite, ma non tanto, in modo tale che rimangano ancora abbastanza, diciamo, non sfatte, ecco. Poi disponiamo sopra le acciughe in questo modo, come sta facendo, ti chiami? Ivan. E mettendo, diciamo, il dorso a contatto con le patate, e ricopriamo tutte queste patate. Poi andiamo avanti in che modo? Ci siamo preparati qui che cosa? L'abbiamo tagliato, poi bisogna metterci un po' di sale fino. Ecco, tuo compagno sta mettendo del sale perché nonostante le acciughe insomma siano già salate, per un pochino di sale ci sta bene. E adesso spolverizziamo con del pepe, vedo. Sì, del pepe, poi bisogna metterci il prezzemolo tagliato e... Prezzemolo, ma professore, ci sono altri aromi oltre il prezzemolo, mi pare. Il timo? Timo e maggiorana. Timo e maggiorana. Abbiamo fatto un trito molto fine di questi 3 aromi e mettiamo anche questi sopra il nostro strato di acciughe. E alla fine... mettiamo 2 pomodori. Ecco, ci siamo preparati naturalmente in anticipo dei pomodorini che abbiamo tagliato in quadretti abbastanza piccoli
Ecco. E alla fine ricopriamo con altre patate. E alla fine ricopriamo con altre patate. Quanti strati, professore, facciamo? Facciamo due di patate. Due strati, non di più. Basta, è sufficiente, sta dicendo il professore. Non rimettiamo un po' di sale, un po' di odori ancora anche sui pomodori? Ecco, in questo modo ci andrà forse un filo d'olio, professore. Filo d'olio extravergine, naturalmente. E possiamo infornare. Cuociono velocemente queste acciughine? 10 minuti a 180 gradi. 10 minuti a 180 gradi e le nostre acciughe in teggia sono pronte. Le acciughe in teggia sono state infornate. Abbiamo visto che il professore ha chiuso con le patate e ancora qualche pomodorino, ancora un po' di aromi, l'olio extravergine. Insomma, in tutto abbiamo fatto due strati di patate. Due strati di patate. Però per comodità, nella ristorazione, mi diceva, si possono fare delle monoporzioni come quella che vedete qua davanti. Più che altro per la convenienza del servizio si può montare il solito piatto però fatto a monoporzione. Quindi una patata, l'acciughetta, le erbette aromatiche, però vedi, in modo tale che quando devi fare poi il piatto è molto più semplice. Semplice e figura anche meglio. Anche più bello, sì. Certo. Allora, avevamo lasciato i nostri studenti che stavano riempiendo i muscoli. Ripartiamo da qua. Poi come si procede? Dunque, poi noi abbiamo preso questa casseruola, abbiamo messo un po' d'olio, un po' di peperoncino, un po' di aglio prezzemolo, abbiamo fatto rosolare, abbiamo aggiunto dei muscoli crudi, quelli più piccolini che non si potevano riempire, abbiamo fatto rosolare il tutto, abbiamo sfumato col vino bianco e poi abbiamo aggiunto il pomodoro. E poi abbiamo portato la salsa in ebollizione. Una volta polpa pronta oppure pomarola, cosa avete usato? Abbiamo usato uno dei pomodori pelati che abbiamo passato. Ecco, pomodori pelati, sì, passati. Va bene anche la polpa, sono diciamo i sughi più saporiti. Un po' più comoda forse. Una volta che poi questa salsa giunge ebollizione, noi abbiamo calato i muscoli ripieni, abbiamo poi finito la cottura in forno. Perché cuocendoli in forno non si aprono. Ecco, per quanto tempo? 30 minuti, 30-35 minuti. 30-35 minuti, che squisitezza, veramente. Professore, qui stiamo preparando gli ingredienti per il risotto ai frutti di mare. In questa padella che cosa abbiamo messo? In questa padella abbiamo messo un po' di aglio e prezzemolo, un po' d'olio, un po' di peperoncino e ci andiamo a saltare i calamari che abbiamo tappulito e tagliato. Non per tanto tempo, immagino. No. Io faccio così per comodità, adesso ai calamari aggiungo i muscoli che ho aperto prima, ho sgusciato con la loro acqua. Li prendi, per favore? Bene, quindi i muscoli vanno aggiunti successivamente, facciamo vedere come li abbiamo preparati, sgusciati quindi a crudo sempre. No, questi li abbiamo aperti in padella. Ah, aperti in padella, allora, stavolta li abbiamo aperti in padella, è anche più semplice, e li andiamo ad aggiungere. Ai calamari. Di colore, quello dipende un po' dai gusti del cuoco, possiamo mettere una piccola dadolata di pomodoro. Se avessi avuto anche delle vongole avrei aperto in padella e avrei aggiunte. Ecco, per le vongole è un problema riuscire a togliere la sabbiolina, come si fa? Dunque, bisogna, quando le compriamo le dobbiamo tenere in un contenitore stretto con dell'acqua salata e poi vanno lavate. Per avere una certezza più vanno battute nel lavandino, in modo che quelle che sono piene di sabbia si aprono, in qualche modo si fanno riconoscere. Senza rovinare il lavandino però. No, certo. Qui facciamo saltare tutti insieme e questo condimento di base pronto con i nostri frutti di mare. Intanto qua ci saremo preparati un brodo, immagino. Pesce. Metto di pesce, fatto come? Con sedano, carote e cipolla, e avevamo delle triglie fresche, abbiamo messo qualche triglia, abbiamo rosolato le parti aromatiche e il pesce, poi abbiamo sfumato col vino bianco e poi abbiamo aggiunto l'acqua. Il brodo di pesce deve bollire non come il brodo di carne, in maniera più vivace,
e ha un tempo di cottura più corto, 40 minuti circa. 40 minuti e quindi conferirà maggior sapore al nostro risotto. Professore, allora abbiamo messo un po' d'olio in questo tegame o no? Sì, abbiamo messo un po' d'olio, ma potevamo anche non metterlo perché dobbiamo tostare il riso. Quindi lo si può tostare anche direttamente in casseruola senza aggiungere nessun elemento, diciamo, grasso. Ecco, se vogliamo risparmiare in calorie e realizzare una preparazione più leggera. Sì. Bene. Perché questa operazione? Il riso va marcato all'inizio, no? Per quale motivo? Va tostato perché per fare in modo che a fine cottura ogni chicco rimanga ben distinto l'uno dall'altro e non si ammalotti. Ecco, sarebbe veramente sgradevole al palato. Praticamente deve cristallizzare. Se ne prendi un po' tra le mani così, senti che cambia il rumore perché si sta cristallizzando. E allora significa che il risotto è tostato al punto giusto. Una volta tostato si può sfumare o col vino bianco o direttamente anche con il brodo con il quale noi poi vogliamo portare la cottura. Lo sfumiamo con un po' di brodo di pesce. Andiamo a sfumare. Vino bianco niente? No, potevamo sfumarlo anche col vino bianco. Tanto la parte alcolica poi evapora. Io a questo punto aggiungo, in questo caso, ecco, direttamente tutto il nostro condimento di frutti di mare che ci siamo già predisposti. Un po' il fuoco e adesso praticamente cominciamo la cottura del riso aggiungendo brodo. Aggiungendo il brodo bollente. Bene, sempre filtrato per evitare che vadano delle impurità. Lo chinoise. Ecco, poi ci sono varie tecniche per portare il risotto a cottura. O si mette tutto il brodo e non si tocca più, oppure volta per volta aggiungiamo del brodo e giriamo. Esatto, io quando facciamo il risotto così aggiungo brodo gradatamente, piano piano, quindi lo aggiungo il brodo necessario per coprirlo e quindi per far cominciare la cottura. E lo giriamo comunque. Sì, lo giriamo, dobbiamo scegliere un buon conduttore di calore, quindi una casseruola adatta a questo tipo di cottura, però comunque va girato. Ecco, quelle antiaderenti non sono così valide come questa che sta usando. Ah no, vanno benissimo. Quelle antiaderenti, l'unica cosa, bisogna stare attenti quando poi si vanno a lavare che non vanno graffiate. Ecco, perché sennò è anche pericoloso. Esatto. Ormai ci sono anche le teglie antiaderenti che sono molto comode, sia per la cucina che per la pasticceria. Per chi non è bravissimo come me, per esempio. No, perché sono più comode perché non hai bisogno di ungerle, quindi più pratiche anche. Certo, e allora facciamo continuare i nostri ragazzi e portiamo il risotto a cottura. Ed eccoci al finale, la squadra dei nostri ragazzi, bravissimi, prima A e seconda B, prima A con il professor Gennaro Liparulo, spazio di sala barra, abbiamo fatto vedere delle preparazioni di caffetteria. Sì, caffè cappuccino e un caffè shakerato. Con il professor Stefano Maggiani invece i ragazzi di seconda B hanno dato il meglio di sé, bisogna dire la verità, nella preparazione di queste portate, veramente interessanti, anche perché riguardano proprio la nostra tradizione, la tradizione della cucina spezzina. Cucina spezzina, con le acciughe in teggia, il cosiddetto tortino di acciughe, i muscoli, i famosissimi muscoli ripieni e poi per finire un risottino di mare. Certo, ho visto che il risotto è stato ultimato proprio adesso, quindi ancora fumante, lo vedete, con una grattatina di scorza di limone, perché dà un po' di profumo. Sì, noi un risotto di mare l'abbiamo manteccato con olio di oliva e invece che il pomodoro, invece che il limone abbiamo messo un po' di lime. Però questo era lime. Era lime, ma va benissimo anche il limone, basta che non sia trattato. Va benissimo. Non abbiamo aggiunto burro, solamente olio nella mantecatura? Sì, abbiamo aggiunto solamente olio extravergine d'oliva, lime e qualche foglia di maggiorana. Ecco, quindi abbiamo detto anche come è stato finito il risotto.
Professore, approfittiamo di lei per sapere che vini si possono servire in un menù di questo tipo, un menù di mare. Sì, naturalmente abbiamo un menù di mare, quindi beviamo tutto bianco. In questo caso, visto che è una cucina ligure, andiamo con il nostro vermentino Colli di Luni, che è perfetto per tutto il tipo di menù che ha preparato il collega. Certo. Professore, abbiamo cominciato a vedere nuovamente l'alberghiero sul territorio, i ragazzi impegnati in varie manifestazioni, iniziative che si tengono alla Spezia. E che cosa c'è in programma? Sì, abbiamo in programma, cioè, ci sono molte novità, soprattutto col fatto che il 31, quindi oggi, dovrebbe terminare l'emergenza, quindi possiamo di nuovo riaprirci sia con gli stage all'alternanza scuola-lavoro, e ci stiamo dietro tantissimo con un nuovo progetto, sempre per migliorare la qualità dei ragazzi, sia con banchettistiche e catering. La cosa, il dubbio che ci veniva era quello con i ragazzi, una volta ricominciato, come saranno? E dobbiamo dire la verità anche con il professor Maggiani, che stiamo collaborando già da qualche mesetto, li vediamo molto motivati. E poi da quello che stanno preparando vedete anche voi che è come se non avessimo mai terminato. Ecco, la cosa più importante è che la volontà, la voglia, l'amore per questo lavoro ce l'hanno e lo stanno dimostrando. Ecco, cerchiamo con ogni mezzo di buttarci alle spalle questo brutto periodo della pandemia e comunque di impegnarci, ragazzi, per il vostro futuro professionale, la vostra vita, nonostante il terribile momento che stiamo attraversando con i venti di guerra purtroppo che soffiano in Europa. E comunque vedo che i ragazzi si impegnano e non dovete mai perdere l'entusiasmo, soprattutto l'entusiasmo in quello che fate. Salutiamo tutti i nostri telespettatori, li invitiamo come sempre a seguirci tutti i venerdì alle 18.50 prima del TLS giornale con ricette di classe. Un bel applauso dall'alberghiero, bravi ragazzi!